Oggi Ribetta in sede parlamentare ha chiesto conto al Governo attraverso un'apposita question time svolta in Commissione Trasporti. Concluda, onorevole Zaratti. Vado a concludere. Vorremmo chiedere, l'incendio dello scorso 7 maggio è solo l'ultimo di una serie di situazioni che negli ultimi anni ha portato alla crisi degli scali romani. Vorremmo sapere dove sono finiti tutti i soldi dei finanziamenti Zaratti, pubblici. Però mi deve concludere perché siamo fuori... No, chiudo dicendo che la cosa fondamentale è capire dove sono appunto finiti i soldi pubblici che servivano a mettere in sicurezza l'aeroporto e a dare un futuro al trasporto aereo dell'Hub di Roma. Grazie, è scritta a parlare l'onorevole Santa Martini, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Signor Ministro, ovviamente la ringraziamo anche noi per essere qui oggi a riferire. È ovvio che non possiamo non tacere il fatto che questa informativa richiesta da più gruppi si svolge purtroppo dopo un lasso di tempo molto lungo. Un lasso di tempo lungo non tanto ovviamente perché in Parlamento ci piace, voglio dire, parlare o, come qualcun altro ha detto, ci piace far perdere tempo a esponenti del governo o altro. È un tempo lungo per quello che è successo all'aeroporto di Fiumicino in questi 50 giorni, dove, a nostro giudizio, il problema sanitario e della salute pubblica da una parte, con il problema della drastica diminuzione del trasporto aereo che c'è stato in questi giorni, che siamo arrivati addirittura a superare i più di 400 voli sospesi, fa sì che si siano messi insieme due problematiche che hanno dato una pessima immagine del nostro aeroporto, della nostra regione, della capitale d'Italia e ovviamente di tutta l'Italia, proprio per alcune valutazioni che hanno espresso anche altri colleghi prima di me. Primo fra tutti il fatto appunto che stiamo parlando dell'aeroporto della capitale d'Italia e che è impensabile immaginare che a seguito di questo drammatico incendio, che non è stato possibile prevenire o comunque calmare, placare e definitivamente estinguere con un sistema di sicurezza antincendio posto all'interno dell'aeroporto, fa sì che oggi noi ci troviamo nella condizione di dover, ahimè, ancora, perché proprio il molo D non è stato aperto, ancora subire terribili disagi. Disagi che, voglio dire, vanno da una parte sul tema della salute pubblica, quindi sia per quanto riguarda gli operatori, sia per quanto riguarda ovviamente i passeggeri, ma dall'altro c'è un danno economico indotto e una ricaduta sul piano occupazionale indotta di cui non si può tacere. Ed è allucinante che da questo punto di vista le istituzioni, innanzitutto locali, e quindi penso al Comune di Fiumicino, al Comune di Roma e alla Regione Lazio, hanno per la prima settimana sono stati totalmente latitanti, se non dopo innumerevoli richieste da parte anche delle opposizioni presenti in questi enti locali si è mosso qualcosa. È allucinante immaginare che le strutture sanitarie regionali preposte per esempio al controllo della salute e a verificare le condizioni dello stato del T3 e del molo D siano intervenute con un tale ritardo. Non le nascondo, Ministro, e non me ne voglia, che siamo rimasti anche abbastanza colpiti in negativo di un silenzio da parte del Governo nazionale, che poteva sicuramente, tanto per le competenze che le sono proprie, ma anche come stimolo per gli enti locali, probabilmente sollecitare un intervento più veloce e sicuramente un intervento che avrebbe prevenuto alcuni dei grandissimi disagi che ci sono. Lo ricordava un collega prima di me, il molo D sarebbe dovuto ripartire oggi, nella giornata tra oggi e domani, questo non avverrà, quindi si prolungheranno i tempi per risolvere la situazione. Di certo quello a cui noi stiamo assistendo oggi, oltre il fastidio, e lo dico da romana e lo dico da esponente politica di questa regione, il fastidio di vederci prendere in giro da tanti organi di stampa che ovviamente, a cui non è parso vero di poter infilare il coltello per far notare ancora una volta quali sono i disservizi della nostra regione e della nostra nazione, di conseguenza ovviamente, non le nascondo però che ho potuto
ascoltare con le mie orecchie, perché anche noi siamo andati a fare un sopralluogo, un grande disagio da parte degli operatori dell'aeroporto di Fiumicino, perché vede, al di là dell'ENAC, al di là di ADR, al di là del governo nazionale, della regione, del comune, lì ci sono persone che hanno dovuto contrastare un'onda di gente che non sapeva più cosa fare. Hanno dovuto sulle loro spalle, malgrado non avessero alcuna garanzia e non sapessero cosa fare, hanno dovuto resistere loro per prevenire e si sono fatti carico loro di una situazione che a loro non competeva. Questi lavoratori, questo personale dell'aeroporto che andrebbe premiato, purtroppo, invece viene ulteriormente penalizzato. Ecco, io sono preoccupata anche da questo punto di vista, Ministro, e spero che il piano occupazionale dell'aeroporto non produca danni, spero che tutti i lavoratori che sono stati coinvolti da questa situazione, dall'inefficienza delle istituzioni locali e del governo nazionale, non ne debbano pagare le conseguenze, così come hanno fatto tanti turisti che, arrivando nella nostra capitale, si sono trovati di fronte a una situazione, devo dire, assolutamente paradossale. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Fitzgerald. Prego. Grazie Presidente, ringrazio il signor Ministro per l'informativa. Sono passati 50 giorni dal rogo del Terminal 3, posto in seguito sotto sequestro dalla Procura di Civitavecchia, il 26 maggio, a causa della totale inosservanza da parte dei datori di lavoro delle disposizioni previste dalla legge a tutela della salute dei lavoratori. Accogliamo quindi come una liberazione la decisione dell'ENAC di riaprire il molo, assicurando il rientro alla normale funzionalità dello scalo romano già nei prossimi giorni, pur continuando a monitorare la qualità dell'aria di Fiumicino in modo permanente. In questa vicenda, però, che ha creato notevoli disservizi, soprattutto dopo la decisione di ridurre i voli del 60%, nonostante il piano d'emergenza adottato per cercare di limitare i disagi per